Si narra che un signore di villa andava a prendere il latte passando per un sentiero che da poco sotto il paese c'era una strada in mezzo ai boschi che andava fino a proprio alla frazione di Figlia. Questo qui è andato a prendersi il latte col baracchino da latte, con il cestello per mettere il latte, una cosa fatta in metallo dove si metteva il latte all'epoca. Va, si prende il latte e mentre torna indietro vede seduto su un rock, su una pietra, un suo amico che non vedeva da almeno 4-5 mesi, forse anche più. Si siede, incominciano a parlare, non ti ho più visto, e questo qui gli rispondeva sempre un po' vagamente. Eh sì, ho avuto da fare, mi sono successe diverse cose, però sto bene. Si salutano, lui torna a casa. Quando arriva a casa dal baracchino alla moglie, e poi gli fa: ah, sai che ho visto quell'amico che erano tanto tempo che non lo vedevo e non sapevo cosa gli era successo, l'ho incontrato per la strada perché era andato di notte. La moglie sbianca, lo guarda e gli fa: ma se sono 6 mesi che è morto! In poche parole, aveva visto un fantasma. Lui pensava sempre a questo suo amico che era morto e si vede che l'amico se l'aveva sentito, allora si era fatto vedere per fargli piacere. Quindi lui aveva visto un fantasma.